Prima che parte il video, in realtà adesso siamo dopo il video, ci siamo dimenticati di dire una cosa molto carina, è successa sul nostro gruppo Telegram. Dove eravate ci hanno suggerito questo video? Dove tra l'altro il video che è colpa loro. Uno degli utenti, Spooky Cimma, ha scritto a uno degli altri utenti, il Cralino, gli auguri di compleanno. Attenzione, perché loro non si conoscono. Ma lei gli ha scritto una lettera scritta a mano e gliel'ha inviata per posta per i 18 anni di Cralo. Tra l'altro, buoni 18 anni, Cralino. Ora sei arrestabile. E picchiabile. E ci ha fatto, è stata una cosa, mi ha lasciato basito. È stato proprio bello, magico, perché vuol dire che il gruppo sta travalicando l'idea del canale YouTube, eccetera, ma sta diventando davvero un gruppo di amici ed è una cosa che mi fa impazzire. Tra l'altro gliel'ha portata a Violet Evergarden, tra l'altro, a Cralo. È arrivata con un canto di allegria e gli fa queste da parte di Spooky Cimma. Esatto. Buon compleanno. E dopo questa cosa bravi, ragazzi, non ce ne frega niente. No, che cattivo. Vabbè. Passiamo al video. Più Metal Nerds, ciao! Ciao! In questa puntata volevamo scoprire come mai e che cavolo potesse essere l'asparago. Ma l'ha detto sul serio! Ma porco Giuda! E cioè, è come mangiare una crema non d'asparagi? Non siamo family friendly! Non ci monetizzano i video! Comunque. Sigla! Allora, cari ragazzi, in questo video vi diremo se è meglio usare per la vostra compagna l'ananas, la mela o i frutti di bosco. Secondo me l'asparago a questo punto. No. No. Non capisco perché trovi risibile l'asparago. Ma come avete letto, risata di asparagi è buono, scusate. Come avete letto dal titolo del video, oggi vi parleremo di 5 attrici che sono dei cagnacci a recitare. Esatto. Tanto carucce con un corpicino bello bello bello, ma che... Non tutte. Beh, oddio. Ma sei ubriaco? Beh, però... Comunque. Ci sono anche dei calendari. Sì. Beh. Allora, la prima. Sulla cresta dell'onda negli anni 90, con una serie TV che ha avuto 10, 11, 12 stagioni più o meno, parliamo della signora Jennifer Aniston. Super MILF. Madonna, tanta roba. Milfissima. Però, cioè, diciamocelo sinceramente, davanti alla macchina da presa non è che sia quello... Fa solo a due mosse, e poi mentre sposta i capelli. Lei sposta i capelli dal ciglio e fa, quindi tu pensi che Chandler non sia adatto? E fa così la stessa cosa dal tipo dal 91. E che in una serie televisiva può ancora funzionare. Sì, tra l'altro in una sitcom dove le tue mossettine. Diventa caratteristico, certo. Io comunque l'ho apprezzata tanto in Come ti spaccio la famiglia, quando fa lo spogliarello nella fonderia. Certo, e lì viene fuori l'attrice, lì. Lì viene fuori l'attrice. Anche le tette, ma comunque sì. Si vedono le tette? Io non l'avevo viste le tette. No, in realtà sono dei segreti meglio racchiusi. No, in Reggiseno e Mutandine. Esatto. Quindi, sono quelle inquadrature che ti fanno sperare, ma poi in realtà si allargano. Mi ha fatto pazzire. Non solo. Non ha su neanche i tacchi, figurati. Non rende bene neanche negli ultimi film che si è data appunto alla commedia esasperata con i vari Come ti spaccio Natale no, perché non ha quella verve necessaria per fare la commedia e non ha quelle capacità per fare film più seri. Ci prova Porastella, però è impalatissima. Non gli ho mai trovato un ruolo in cui l'ha impalata. Brad Pitt ad esempio. Bene, maledetto Brad Pitt. Però niente. Quindi non so, bello metto Brad Pitt, Però Vince Vaughn ancora meglio. Perché la prova tangibile è che anche le persone brutte possono scoparsi Jennifer Aniston. E dopo questa notizia bomba possiamo prenderci le nostre querele. Adesso vi parliamo della cosa più bella di Transformers. Bumblebee. No, Megan Fox. Non dire cazzate. Tutta Megan Fox e anche una parte particolare di Megan Fox. Che però, se la vedi lì le labbra, bene, ma non quelle labbra che pensi te. Ma poi in realtà la vedi recitare, sì, non puoi dire è orrenda, fa schifo, ma il problema è che non è neanche così brava da poter fare altro, cioè... Il problema di Megan Fox è che, come certi anche attori uomini, vengono presi solo ed esclusivamente per fare certe parti. Poi magari
qual è il discorso? È che magari lei è anche brava, però se fa solo la passerona che fa vedere cosce, tette e culo, magari non ha neanche la possibilità di manifestare le sue doti recitative. Bravo, il punto è quello. Il problema è che poi ci ha provato, esatto. Ha smesso di fare i mega filmoni di Michael Bay, con il risultato che ha fatto solo film di merda. Ma anche prima, perché dopo Transformer... Ho capito, ma fai film di merda. Transformers, che è comunque un film di merda con un sacco di soldi, però film di merda senza soldi. Soprattutto le prime volte. È stata un'evoluzione. Non mi ricordo se prima o dopo Transformer ha fatto anche... Oh signor, quello dove lei, c'è anche Amanda Seyfried nel film, dove loro due sono le due studentesse che poi vanno nella foresta e ci sono quei ragazzi che fanno quel rito strano, no, e poi Megan Fox fa la... Sì, ho capito. Diventa affamata di carne e comincia a uccidere gente. Sì, ma sì. Come cavolo si chiama? Vi mettiamo il titolo qua è sotto. È un filmetto horror comunque. Ha fatto poi il remake Denti, quello del Denti giapponese nella versione americana. Il problema è che appunto anche un filmone con i soldi, tipo Tartarughe Ninja, lei non fa la sex a parte una scena. E lì non funziona. Nonostante faccia un personaggio che se vuoi è molto simile, non no? È interessante. Smart, tutto il resto, però non è sexy. Io non riesco a vedere nei due film delle Tartarughe Ninja quando fa finta di sorprendersi per qualcosa. Tu sei riuscito a vedere... Io sono molto sorpreso dal fatto che tu sia riuscito a vedere tutti e due i film delle Tartarughe Ninja. Più e più volte. Il secondo è una bella sfida, però... Il secondo l'avrò visto almeno 4 o 5 volte. Ma non ce la faccio. Secondo io mi sono sentito derubato del tempo. Secondo è inguardabile. Vabbè, comunque... E niente, quindi è lì che fallisce in realtà, cioè lei, boh, secondo me non è sufficientemente brava. No, l'ha dimostrato il fatto che è arrivata alle mega produzioni e alla fine è ritornata a fare i classici film horror. Poi nel film horror ci può stare, deve fare quella che scappa, quella che fa la femme fatale, la zombie o quello che è, ci sta, ma lì voglio dire quante attrici ci sono. Però sì, film horror, cioè. Non... fra 20 anni di Megan Fox ci sarà. Jennifer's Body. Sì, Jennifer's Body. È Windows Explorer, yeah. Signori e signori, adesso vi parliamo di Monica. Che me sta scippando il culo? Ma capita, hai bruciato così la battuta da Oscar, cazzo. Dai, era bellissimo quel film. Com'è che si chiamava? Era quello con dei ladri con una mendola. Con la mendola, sì. Ricky Memphis. Che me sta a scippar culo? Allora, Monica Bellucci è incredibile. Sappiamo tutti che ha una bellezza mozzafiato. Nonostante i suoi 50 passa anni, ancora come se ne avesse 30. No, inizia a dimostrargli, la cosa è bella ed è davvero affascinante. Ha smesso di essere una figa stratosferica, sta diventando una donna incredibilmente affascinante, nonostante sia ancora bellissima. Ma non ha ancora imparato a recitare. E dubito che... ma sì, infatti. Il suo problema è che ha sempre quest'aria vagamente ingessata e svampita da donna remissiva del sud Italia, espatriata in America per qualche misteriosa ragione. Ed è sempre così. In quasi tutti i film. Anche quando dovrebbe fare un altro personaggio. Anche in Matrix. In Matrix, così. Che dovrebbe essere forte. E lei ha in mente... No, è super servizievole. Fa un popino al mastro di chiavi. Vuole fare un popino neo. Non glielo può fare. Allora, ma anche in 007. Comunque, in teoria, è una donna abbastanza forte. E invece, comunque, è lì legata al matrimonio di mio marito. Esatto. Sì, dovrebbe essere alla fine, in 007, se non sbaglio, la moglie di un capo mafia. Esatto. Cioè, lei... però, ha sempre questa impostazione molto, molto schiva. Così. L'unico punto, l'unico briciolo di briciolo, l'unico sprazzo che ho trovato interessante è in Malena. Mozart in the Jungle. Ok, Malena. Poi Malena è pessima. La scena dello stupro è qualcosa di terrificante. No, magari volevi dire un po'. In Mozart in the Jungle lei interpreta una cantante lirica ritirata dalle scene che sta provando a tornare sulle scene. Ed è bella, riesce ad avere dei ottimi sbalzi di umore, dei momenti di forza isterica, dei momenti di depressione assoluta. Lì funziona. Funziona anche nei film francesi fatti con Vincent Cassel. The Doberman, quello dei luponi, spadoni. Sì. In Satan è molto, molto bella, molto sexy, molto malata. Non va bene però
per il cinema americano. Nelle pellicole americane ci sta proprio dentro male. E in più si doppia, ragazzi. Si doppia, allora, società di doppiaggio italiane, non fate doppiare Monica da se stessa, sennò viene fuori veramente che me sta scippar culo. Cioè, no, Bud Spencer e Terence Hill non si sono doppiati mai? Solo Bud Spencer incantando dietro i paraventi si è... Ma perché era dietro i paraventi e quindi non si vedeva? No, ma perché comunque... No, sono due mestieri diversi, attore e doppiatore. Poi, se uno riesce a farle tutte e due, bene. Ma non è detto che uno che fa una cosa riesce a fare anche l'altra, Quindi... Come non è detto che tutti i doppiatori, nonostante siano meravigliosi nel doppiaggio, riescano a fare gli attori. Che è quello che ho detto io. Non è che una cosa chiude l'altra, ma né tantomeno tutte e due possono fare l'altra. Il suo grosso problema è... Cioè, è che, a parte la recitazione ingessata, arriva in italiano e non riesce a ridoppiarsi, cioè fa proprio strano, sì, perché tu sai che è la sua voce, però guardi il labiale ed è diverso, è da quello che sta facendo. Ed è pure come se lo stesse leggendo, non lo sta neanche recitando. Che finché lo pensavi in Matrix potevi dire è glitchato. Sì, certo, lui è l'unico personaggio che parla distorto. Guarda che roba che ho fatto. Sì, l'agenzia stampa della Bellucci però. Il resto invece fa schifo, scusami. Sì. Adesso, cari ragazzi, vi parliamo di una che non ha proprio scusanti, purtroppo, povera Stella. Non ce l'aveva neanche prima. Scusanti nel senso, come abbiamo detto, della Megan Fox, che magari non hanno avuto l'opportunità, cose, eccetera. Lindsay Lohan... È stata distrutta dalla Walt Disney come buona parte dei Disney children. Dei Disney... Stasera con i nomi, ragazzi, non ci siamo. Cosa? Justin Timberlake. Mica, lui è successo della Madonna. Era un disneyino anche lui, Sì, ma prima era femmina. Dopo questa notizia bomba. No, vabbè, Lindsay Lohan. Allora, lei, carriera iniziata da bambina con i film della Disney. Infatti, il primo in cui recita, se non sbaglio, è il remake di uno degli anni 60 delle due gemelle che... tentano di far rimettere insieme mamma e papà. Ma lei aveva una... Ah no, sono le Olsen. Quelle sono le Olsen. No, quelle sono le Olsen. È un'altra rovina. Siamo comunque a quel livello lì. Sì, lei ha cominciato la sua carriera sui 10-11 anni all'interno del cinema, poi più o meno qualche pellicolina, crescendo con l'esplosione della pubertà e tutto il resto, fino ad arrivare a il remake pessimo di Herbie il maggiolino tutto matto, per poi, ultima fatica cinematografica sua, Machete 2. Inutile. Lei o il film? No, a parte anche il film, ma lei è davvero scarsa. Cioè, allora, c'è effettivamente l'aggravante per Herbie eclatante, hanno dovuto montarlo con le frattaglie perché lei era in rehab oppure ci stava andando, comunque... Un giorno recitava e l'altro giorno era sbattuta da qualche parte. Era nei dintorni insieme a Charlie Sheen dell'altro giorno. Bravo, esatto. Erano lì tutti e due assieme a buttare via soldi. È stato ingestibile, è stato un incubo per la produzione. Lì la roba con Walt Disney ha iniziato a scricchiolare di bestia. Già era scricchiolante, lì probabilmente la pietra tombava. Aveva già tipo 22 o 23 anni ai tempi di Herbie, quindi... Disney già ne prendeva le distanze. Oh, ma io a 22-23 anni guardavo ancora Art Attack. Io anche a 40, no, non c'è più, non posso farlo. Però il discorso è che comunque quando... Lo sai che Disney... Neil suona in un gruppo metal? Chi? Neil. Chi è? Il grande artista. Quello che faceva i disegni giganti per terra di Art Attack, che in realtà il presentatore originale, suona in un gruppo metal. Della versione inglese? Della versione inglese. Ok. Comunque, ad una certa età la Disney prende la distanza da tutti i disneyini, perché... appunto arrivando in età da fare quello che hanno voglia, il che vuol dire mettersi magari anche in giri non troppo carini, guarda anche l'altra Miley Cyrus, eccetera. E con i calchi ci ha provato a rimettere sulla retta via, non ci è riuscito. L'unica retta via che... Ma non diciamo cose che poi ci possono portare a... parlando di rette vie. E niente, Lindsay Lohan, cagnaccio. Scarsine, sta sparendo. Poi non so, se vogliamo proprio trovare il giustificativo è che magari se non fosse rimasta sana, magari crescendo sarebbe anche migliorata. Purtroppo non ha capacità recitative, cioè si è bruciata. Si è bruciata, che il problema è anche quello, cioè ormai... Ma letteralmente nel senso sì. No, letteralmente. Dai. Stavo cercando di metterci una cappella seria.
Oddio. Non ha davvero capacità recitative. Finita la magia di Walt Disney, finita la... Ragazzi, non so se ci vedrete in futuro, perché molto probabilmente verremo bannati dal tubo per questo. Senti, capisci che questa qui per rifare un film è dovuta andare a fare Machete 2, che è un film di merda incredibile, che volutamente va a cercare attori di merda un po' sulla falsa. Secondo me sto video lo mettiamo vietato ai minori, così facciamo un sacco di view solo per quel motivo. Può essere. Ciliegina sulla torta di questo, una ciliegina marcia. Di questo elenco di persone con scarse capacità recitative, mettiamo una grande figlia d'arte. Figlia d'arte. Figlia d'arte non di attore, ma figlia d'arte di regista, ossia, come avete visto dalla immagine prima che io mi iniziassi a parlare, la signorina Asia Argento. Asia. Che è iniziato giovane lei, tra l'altro, nei film del padre a recitare. Allora, per quanto il papi la possa spingere nell'universo hollywoodiano, sta cara ragazza purtroppo non ce la fa proprio, perché è espressiva come sta bottiglia di birra. Ultimamente, cioè, sono ormai una ventina d'anni che sta in piedi da sola, cioè, continuo a stare che Argento, diciamo, che sta in piedi da sola. Un dio indiscusso del thriller, dell'horror degli anni 70. Che poi a me i film di Dario Argento non piacciono per niente. Beh, quelli vecchi sì, quando ha provato a fare robe più recenti. Vabbè, ma comunque non parliamo di Argento. Dracula 3D, no. C'è da farsi accapponare i nervi. Ma ascolta, quelli recenti no. Clino non regge più il colpo. Anche perché è tutta roba vecchia. Vabbè, ma comunque stiamo andando fuori tema come al solito. Asia Argento. E allora, L'uccello dalle piume di cristallo, Tre mosche di velluto grigio, fanno tutti schifo. Stai comunque andando sempre fuori tema. Asia Argento fa cagare... No, perché poi se tu conti... No, scherzo. Fa cagare a recitare, ma non è che ci vuole un grosso... critico, cioè basta sentirla parlare. Anche perché parlare. Noi non lo siamo. No, io sono grosso, ma non sono critico. Cioè, qualsiasi volta la vedi recitare, sia nei film del padre, dove comunque era perfettamente penso a suo agio, sia in film poi più di caratura maggiore, non ce la fa. È sbagliata l'impostazione della voce, è sbagliata come si muove, è sbagliato come l'espressività. Aspetta. Volete dissociare l'immagine di Asia Argento dalla sua voce? Male. Guardatevi i gameplay italiani di Mirror's Edge. Così sentite la voce di Asia Argento che doppia il protagonista, la protagonista avete di Mirror's mai, Edge. Cioè, sicuramente avete chiamato un call center dove vi rispondono da qualche paese strano, della Romania o di no. E dall'altra parte c'è qualcuno che non parla benissimo l'italiano, no? Sì, è vero. Asia Argento parla un po' Asia Argento parla peggio, e però lei lo sa l'italiano. Questa è una cosa strana, no? Non lo posso dire. Quindi... C'è stata anche la deriva autoriale di Asia Argento, ingannevole il cuore oltre ogni cosa, ne stavamo parlando qualche giorno fa sul gruppo, è un film abominevole sotto, è pesante, lento, terribile, e lì lei ha scritto, diretto, prodotto e interpretato, quindi è tutto interamente colpa sua. Beh, ma è uno anche... dei film che ti dà più malessere nella storia del cinema. Anche nel film del papà, La sindrome di Stendhal, che schifo. Sì. Sì, che come film a tratti è anche bello, ma ogni volta che compare lei si rovina tutto. Anche nel film action da Di Spalla a Vin Diesel. No, povero Vin. Nel film action è ancora peggio. È inutile. Povero Vin Diesel. È inutile. Non ce la fa. Cioè... Beh, allora... mi sono dimenticato cosa volevo dire. E su questa notizia ci vediamo settimana prossima. Tanta birra per la verità! Video games.